benvenuti guardiani nel mio nuovo video, il primo su Halo 5 Guardians. Direi di iniziare spacchettando qua e là per vedere cosa troviamo di bello, partendo proprio da un pacchetto oro dove troviamo il petto, sembra proprio il petto di Iron Man, e un casco non comune. Poi vabbè, troviamo tutte svariate carte, qua abbiamo un fucile da battaglia, un emblema, altrettanti mezzi e bonus, altri emblemi. Come potete vedere possiamo cambiare il nostro emblema, il nostro, tra virgolette, il nostro spazio gamertag. E comunque troviamo svariati emblemi, armi, robe varie dai nostri pacchetti quando saliamo di grado dall'arena. E poi prendiamo l'ultimo pacchetto oro dove troviamo l'SMG, un altro casco. E di raro troviamo lo Scorpion, che comunque sia fa sempre comodo. Poi vi spiegherò bene cosa serviranno queste carte alla Titanfall, possiamo dire. Quest'oggi vi porto la modalità Arena Massacro, per ora la mia preferita. Resto nel classico, diciamo, è una modalità che giocavo principalmente nel 3 e nel 4. La prima cosa da notare è la velocità nella ricerca delle squadre. Non fai nemmeno a tempo di cliccare a via che ti ritrovi in una partita. Ora, va bene che è uscito da un giorno e ci sono infiniti merdoni a giocare, ma questa cosa non l'ho mai vista in altri titoli. Bisognerebbe cronometrare per capire quanto è veloce. Grande ciò. Passando al gioco, che dire, non ho provato ancora la campagna, lo farò questo pomeriggio con un mio amico perché non amo molto giocare da solo. Ho apprezzato tantissimo la scelta di riprendere ancora una volta le armi storiche di Halo, ridisegnandole per questo titolo. Per ora non sono riuscito a trovare una giusta sensibilità delle levette, le sto testando praticamente tutte. All'inizio quella base era al 3, poi l'ho portata al 5 e ora mi sto abituando al 4, anche se trovo molto difficile e macchinoso scappare dai vari nemici in casi drastici, ovvero impiego davvero molto tempo a girarmi e correre via. Questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, ma proverò, appunto, forse è la velocità delle levette, appunto, anche se poi alzandola mi trovo male nel mirare e diminuendola, appunto, ho questo difetto per scappar via. Ottima però la fluidità del gioco, non mi sbagliavo quando alla beta avevo detto che sarebbe stato un gran bel pezzo da giocare per mesi. Credo fortemente in questo, ma non preoccupatevi, non lascerò Destiny, anzi è una buona cura per alternare ogni tanto tra i due. Speravate che mi fossi tolto dalla minchia, brutti stronzetti. Ragazzi, ho fatto un paio di partite a Warzone e fidatevi di me, è una cazzo di bomba nucleare. Uno spettacolo, mi sono divertito tantissimo perché, come avrete capito, ci sono i pacchetti da cui trovare svariate carte con la modalità Warzone. Si può fare davvero di tutto. Le partite durano parecchio, ma non mi sono mai annoiato. Un ammasso di Spartan tutti insieme a combattere, appunto insieme anche ai bot. Una sorta di Titanfall, a mio parere, azzeccata. Con i veicoli, i mezzi, armi modificate, praticamente tutto. Ora però sono curioso di capire se vi potranno interessare video anche su Halo 5 o no. Chi mi conosce sa che odio fare video sui giochi che mi stufano, per questo vorrei proseguire con Halo e Destiny, aspettando poi Star Wars. Quindi gentaia, fatemi sapere se vi interessano questi video su Guardians, in maniera che già da domani farò uscire degli spezzoni Warzone. E la prima, o la seconda, dipende quando saranno lunghe, prima seconda partita nella campagna in coop. Ho sempre odiato dire arriviamo a tot mi piace, ma credo sia un buon modo per capire la vostra opinione. Mi tengo basso, quindi proviamo ad arrivare a 40 mi piace in questo video per pubblicare poi il prossimo video su Halo. Detto ciò, ci vediamo alla prossima. Qua è Morti, bella per tutti. Buona caccia, guardiani.